Sapevi che questo prodotto è utilizzato da più di 4.000 anni? Infatti, risale ai tempi dell'antico Egitto. Veniva infatti utilizzato per proteggersi dal sole e dalla sabbia. È bruttissimo. Vedete? Sembra la bambola assassina. Quindi avrete già intuito qual è il protagonista del video di oggi. Però oggi non parleremo di antica Grecia o di Egizi, ma andremo a parlare del fard, o del blush, in base a come preferite chiamarlo, e in particolare parleremo di tutto a riguardo del blush. Ciao bellissime, benvenute o bentornate sul mio canale. Io sono Eva, una makeup artist, e tramite i miei video cercherò di darvi qualche consiglio per farvi sentire al meglio. In particolare oggi risolveremo tutti i dubbi sul blush, quindi parleremo di texture, di colore, di come si applica, parleremo un po' di tutto, quindi iniziamo subito. Innanzitutto capiamo cos'è il blush. Il blush è un prodotto utilizzato nel mondo del makeup che ci aiuta a donare alla pelle un aspetto sano e fresco, quindi per darci questo effetto salute. È un prodotto che va personalizzato, nel senso che bisogna capire diversi fattori della nostra pelle per scegliere il blush migliore per noi. Quindi partiamo dalla texture. Quale texture è migliore per il mio tipo di pelle? Fondamentale, prima di tutto, è andare a individuare il proprio tipo di pelle per scegliere poi la texture che fa al caso nostro. Se abbiamo per esempio una pelle secca, prediligeremo i blush liquidi in crema che vanno ad idratare. Al contrario, se ci troviamo di fronte ad una pelle grassa o mista, preferiremo utilizzare dei blush in polvere. Passiamo poi alla scelta del colore del blush, quindi in base a cosa andremo a scegliere il colore adatto a noi? Bisogna tener conto di due fattori molto importanti quando parliamo di make-up in generale, quindi il nostro tono e il nostro sottotono. Quindi il tono della pelle è l'intensità della nostra pelle, quindi chiarissimo, chiaro, medio, medio scuro, scuro, questa è l'intensità. E poi del sottotono, quindi del colore intrinseco della pelle, che di solito dividiamo in tre macrogruppi, ossia freddo, caldo e neutro. Quindi in base al nostro tono e al nostro sottotono andremo a scegliere dei blush più freddi, più caldi, più pescati, più aranciati. Possiamo però basarci su una regola generale per quanto riguarda il colore del blush, e ossia sceglierlo in base ai nostri rossori del viso. Per cui individuare, analizzare i rossori che fuoriescono naturalmente sul nostro viso, per esempio sulle guance, sul lato del naso, per appunto andare a scegliere il colore perfetto di blush. Perché ovviamente sapremo che quella tonalità di rosso, di rosa, si fonderà perfettamente con il nostro incarnato. La nostra scelta potrà poi basarsi su altri fattori al di là della nostra pelle, per esempio quale tipo di make-up stiamo indossando al momento. Abbiamo un occhio super carico, abbiamo delle labbra super intense, anche lì la nostra scelta sarà calibrata e sceglieremo un blush più o meno intenso, appunto anche in base all'intensità del make-up che indossiamo al momento. Parliamo poi degli strumenti che utilizziamo per andare ad applicare il blush. Quindi, per i blush in crema oppure liquidi, utilizzeremo o le dita, i nostri polpastrelli, picchiettandolo, tamponandolo sul viso, altrimenti una spugnetta o una beauty blender qualsiasi, prima imbevuta nell'acqua e poi strizzata benissimo, con cui poi andremo a modellare il nostro blush. Se è super pigmentato, poi la spugnetta ci aiuterà ad assorbire parte del prodotto in modo tale che il risultato sia super naturale. Per quanto riguarda invece i blush in polvere, utilizzeremo un pennello che può essere in realtà di vario tipo. A me piace tantissimo utilizzare questi pennelli qua, angolati, perché già mi aiutano tramite la loro forma ad andare a posizionare il blush nel modo corretto. Possiamo anche utilizzare un pennello di questo genere, quindi più piccolo, sempre a setole larghe. Ecco, non utilizzerei un pennello con setole troppo compatte, perché rischiamo magari di lasciare macchia o, se facciamo degli errori, poi di non saper poi andare a correggerli o di non riuscire più a sfumare il prodotto. Perciò la setola larga ci permette di essere un po' più libera, un po' più tranquilla, ecco. Cosa che eviterei sono i pennelli troppo grandi invece,
un pennello per esempio da cipria, non abbiamo più il controllo del prodotto perché ovviamente il pennello è troppo grande per posizionare il prodotto in una determinata zona. Capiamo poi dove andare ad applicare il nostro blush. In generale, in un make-up completo, creiamo prima il contour con le ombre fredde. Comunque ho fatto un video dedicato al contour, come scolpire il viso, quindi se volete andare a vederlo lo trovate nei miei video precedenti. Quindi appunto, dopo aver creato il nostro contour con delle ombre fredde e successivamente aver scaldato il viso con il bronzer, andiamo sopra ad utilizzare questo colore rosato pescato che è il blush. E sopra il blush andremo poi ad applicare un illuminante, per cui capite che in una minima zona, perché in una zona comunque ridotta del viso, ci siano da applicare tanti prodotti. Quindi è importante posizionarlo nella zona corretta per far sì che non faccia macchia e che tutto risulti comunque ben sfumato, naturale. In questo video generalizzo tanto, ma perché ci sono delle regole che vanno bene secondo me in tutti i casi e ci facilitano davvero. Quindi anche in questo caso, qualsiasi tipo di viso voi abbiate, il fatto che noi applichiamo il nostro blush sempre stando leggermente più alti, quindi andando a finire quasi sulle tempie, aiuta in ogni caso a ringiovanire il viso e a liftarlo. Questa è davvero una regola che vale per qualsiasi persona. L'importante è invece non applicare il blush troppo all'interno del viso, perché rischierà di chiudere e di schiacciare il nostro viso. Per cui teniamo come riferimento il nostro occhio, in particolare proprio la nostra pupilla. Facciamo finta che ci sia una riga che parte dalla nostra pupilla e che scende sulle nostre guance fino al nostro mento. Ecco, noi con il blush non dobbiamo oltrepassare questa riga. Io dico per il blush, ma in realtà intendo anche per il contour e per il bronzer, perché tutto quello che va oltre questa riga poi appunto tende a schiacciare troppo il viso, mentre noi vogliamo mantenere questo aspetto scolpito sì, ma sempre liftato e bello luminoso. Se vogliamo invece andare ad applicare il blush in base alla forma del nostro viso, dobbiamo prima identificare appunto la forma del viso che abbiamo. Per cui noi ne distinguiamo sempre in modo molto generale quattro forme di viso, ossia viso tondo, viso squadrato, viso lungo e viso ovale, che è quello diciamo ideale tra virgolette. Se ci troviamo di fronte ad un viso più tondo, andremo ad applicare il blush stando nella parte più alta, appunto andando a finire quasi vicino alle tempie. In questo modo l'effetto ottico sarà un effetto allungato. Al contrario, se invece abbiamo un viso lungo, cercheremo di mantenere il blush più nella zona proprio delle gote, quindi senza alzarci eccessivamente. Quindi rimaniamo nella parte più centrale delle guance, appunto per andare a riempire la zona delle nostre guanciotte per dare un effetto otticamente più pieno. Quindi io adesso ho parlato una cifra, comincio ad applicare il blush così che capiamo appunto nel pratico come va applicato questo benedettissimo blush. Per farvi vedere il maggior numero di tecniche utilizzerò sia blush in polvere che blush liquidi e farò sul lato del viso come è consigliabile applicare il blush e dall'altro magari quello che sarebbe meglio non fare. Per la parte destra del mio viso io andrò a applicare il blush liquido di Rare Beauty. Questo è nella colorazione Encourage, è un colore molto neutro, è come se fosse un rosa ciprio, diciamo. Comunque questo fa parte della categoria blush liquidi. Questo invece di MAC, che già vi ho fatto vedere in diversi video, se riesco ad aprirlo, ok. Questo per esempio è un blush definibile in crema, è più una mousse, perché guardate che consistenza che ha lui, è strabella. E poi questo colore sta bene davvero a tutti, forse non per le pelli proprio scure scure, quello no, però è fantastico, sta bene su qualsiasi incarnato abbastanza chiaro. Si chiama Blush Please ed è appunto il blush in crema di MAC. E poi esistono appunto, come vi dicevo prima, i blush in polvere. Ho già fatto la base, mi sono già truccata, manca davvero solo il blush e le labbra. Non sono andata a settare il viso perché appunto voglio applicare del blush liquido. Quindi nel caso volessimo applicare un blush liquido,
lo applichiamo prima di mettere la cipria. Quindi io adesso vado con il mio blush, ho sentito da varie recensioni che è super pigmentato, quindi staremo cauti. Cercherò di stare, come abbiamo detto prima, nella parte diciamo più alta dello zigomo, per cui ne metto davvero pochino, sfumo con la mia Beauty Blender, che secondo me è il metodo migliore per applicare e sfumare blush liquidi. Ok, ne ho messo strapoco. Io ho sempre il terrore di applicare troppo prodotto, perché ho paura faccia macchia, ho paura che mi rovini la base, quindi piuttosto aggiungete poi, stratificate, che non è mai un problema, piuttosto che mettere immediatamente tanto prodotto che poi non riusciamo più a sfumare e di cui perdiamo poi il controllo. Io ne applico ancora un pochino. Per i blush in crema possiamo applicarli direttamente sul viso, oppure metterli su una palettina di quelle di metallo e successivamente andare con la spugnetta direttamente nel prodotto, magari scaricarlo anche un pochino se non siete sicuri di applicarlo subito sul viso e poi andare a tamponare in modo tale che non abbiate il prodotto direttamente sulla guancia. Importante anche che non ci sia lo stacco contorno occhi blush. Vado su, ma comunque qua deve essere sfumato, deve dare appunto questo effetto che poi svanisce nel nostro fondotinta. Non ci deve essere uno stacco netto. Se per sbaglio abbiamo applicato troppo prodotto, andiamo a correggere, quindi prendiamo la Beauty Blender con cui abbiamo applicato il fondo, oppure il pennello con cui abbiamo applicato il fondotinta, e andiamo a tamponare i lati del nostro blush, oppure direttamente proprio su tutto il prodotto, in modo tale da scaricare l'eccesso. E questo è il nostro blush in crema applicato. Avete visto come contribuisce a dare comunque un effetto liftato al viso insieme al contour che abbiamo creato in precedenza. Dall'altra parte del viso adesso utilizzo una polvere, un colore anche sbagliato per il mio incarnato, così che possiate vedere come sarebbe meglio non applicare il blush. Quindi prima di tutto andiamo ad utilizzare la cipria. Anche utilizzare un pennello da cipria può comunque aiutarci a smorzare il rosa del blush. Quindi vado a scegliere il pennello in questione è questo qua angolato, come vi ho detto è uno dei miei preferiti per applicare il blush in polvere, e vado a scegliere questo colore che per me, per i miei colori, visto che sono bianca cadaverica, è parecchio scuro, e quindi andiamo ad utilizzare lui. In generale è vero che vi sto facendo vedere cosa non fare, però vi continuo a dare qualche consiglio nel mentre. Vado a prelevare con il mio pennello il mio blush. Importante per far sì che il prodotto non faccia macchia è scaricarlo o sulla mano, cioè proprio facendo così, se è pulita, su un fazzolettino, e mi raccomando non soffiateci sopra perché fa un po' schifo, a me fa schifo, quindi non soffiateci sopra il pennello, scaricate e poi andate ad applicarlo. Quindi quello che non dobbiamo fare, come abbiamo detto prima, è applicare il prodotto troppo all'interno del viso, perché andrà appunto a schiacciarcelo. Ok, quindi io sono molto vicino al naso in questo momento, proprio all'interno. Anche fare questo movimento non aiuta. Vedete? È bruttissimo. Sembra la bambola assassina. Questo era quello di prima. Cioè super naturale, un rosa cipria che sta bene col mio pallidume. Questo. Cos'è questo? No, è bruttissimo, basta, non mi devo più guardare. Quindi, una volta creato questo brovio sul viso, abbiamo capito come sia importante anche calibrare la pressione che mettiamo sul nostro viso quando applichiamo il blush col pennello. Per cui non andiamo a strisciare in questo modo il blush sul viso, non andiamo a tamponare troppo violentemente in questo modo, a parte che ci facciamo male, ma poi mettiamo troppo prodotto, fa macchia, è brutto. Quindi il movimento ideale è picchiettare il pennello sul viso stando molto leggere, così. Per cui questo è quanto, e comunque questo è il prodotto scaricato. Cioè immaginatevi se io avessi preso il pennello, avessi intinto nella polvere e poi me lo fossi messo
sulla guancia. Clown assassino. Volevo dire come ultima cosa che il blush è uno di quei prodotti che, non chiedetemi perché, è il primo a scomparire. Forse perché è l'ultimo prodotto che abbiamo applicato sul viso e di conseguenza è il primo ad andarsene via. Per far sì che il nostro blush duri più a lungo, è bene creare una base con il nostro blush in crema, andare a fissare con la cipria il tutto e successivamente ripassarlo con le polveri. In questo modo garantiremo una maggiore tenuta. Quindi questo era il video a riguardo del fardo, del blush, come preferite chiamarlo. Quindi io spero che questi consigli, queste tecniche vi siano state d'aiuto anche per poi replicarle nei vostri makeup da tutti i giorni. E fatemi sapere nei commenti se avete altre curiosità sul blush, se magari mi sono dimenticata qualcosa che volete sapere. Spero comunque di esservi stata utile. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, di commentare questo video, di attivare la campanella, di lasciare un like. Sapete già tutto. Ci vediamo alla prossima.